ragazzi, bentornati finalmente in un nuovissimo episodio da Jurassic Craft. In questa puntata sono un pochino arrabbiato per diverse cose che vi spiegherò appunto durante il video. Ovviamente lasciate un bellissimo mi piace a questo video, mi raccomando, commentate, iscrivetevi e vai subito con la sigla. Mi raccomando, mi piace perché è super mega importantissimissimo. Ok raga, allora eccoci finalmente nel mondo della Jurassic Craft. Oggi entriamo direttamente nel secondo mondo, quello della versione non aggiornata appunto. Vi avevo promesso nello scorso video della Jurassic Craft che questo video sarebbe stato un video sul nuovo aggiornamento, sulla Jurassic Craft 2.1 che tanto stiamo aspettando da tantissimissimo tempo, ma che ancora purtroppo non è uscita. Io sono veramente arrabbiato per questa cosa, ma ok, cioè non potete mettermi data di rilascio primo agosto. Siamo a che giorno è oggi, che numero è, al 19 agosto e ancora non è uscita. Io sono comunque sempre informato, ogni momento vado a controllare se è uscita, ma ancora non è uscita. Stanno continuando a modificare cose che non funzionano, continuano a pubblicare screen di cose che non funzionano. Ma se sai che non ci sono, che ci sono cose che non funzionano, perché metti come data primo agosto, ci illudi tutti e poi non esci? Non lo so, comunque so solamente che l'ultimo screen che hanno postato è un cavo di pterodattilo che non riesce ad atterrare. Devono risolvere questi problemi, ma ok, questo è un altro problema. Comunque lasciate sempre un mi piace, perché appena uscirà l'aggiornamento, spero il prima possibile, ve lo porterò assolutamente. Potrebbe essere settimana prossima, come la prossima ancora, non si sa, insomma, non si sa, però so al 100% che ci stanno lavorando. Allora, cosa cosa molto importante che andremo a fare oggi. Allora, oggi vi farò vedere due nuovi dinosauri della vecchia versione, che appunto la nuova non ci sono, non si sa perché. E sono due dinosauri acquatici. Il primo è il Coelactant, che è una specie di tonno, cioè un tonno un po' ingrassato. Mentre il secondo è l'Ortacanthus, che è un serpente marino veramente veramente figo. Non ho ancora visto come sono nella mod e li andremo a vedere insieme. Allora, nel frattempo che vi faccio vedere delle cose misteriosissime che ho fatto e quanto sono cresciuti i dinosauri mentre facevo queste bellissime cose, mettiamo subito, infatti a cuocere, che mettiamo a cuocere? Nel nostro cultivator magico mettiamo prima il Coelactant DNA e andiamo a prenderci dei secchi d'acqua, okay, che non ci sono, quindi andiamo a riempire al volo, ecco, ok, magari senza levare l'acqua infinita, grazie, andiamo a riempire al volo i nostri bellissimi secchi d'acqua in modo che riusciamo a far attivare questo qui, perfetto. E il cultivating progress è allo 0%, inizierà a crescere pian piano, 10%, ok. Vi faccio vedere nel frattempo che si fa questo bellissimo dinosauro, ecco. La prima cosa, questo pesce è diventato dannatamente enorme, questa gabbia non lo regge più. Cioè raga, abbiamo fatto anche qui sotto la cosina per scendere e vederlo nuotare, ma non si vede, ecco, ci siamo dentro praticamente. È una cosa bestiale, è cresciuto che dico, ok, fico, fichissimo. Poi vi farò vedere dopo altre cose che ho fatto di là, però adesso vi farò vedere prima di tutto che questo bellissimo dinosauro qui è cresciuto tantissimo, penso sia al massimo, anzi quasi sicuramente. E in più tutti quanti gli erbivori sono ormai cresciuti al massimo, quindi abbiamo il nostro bellissimo anchilosauro, bello, potentissimo, enorme, che è qualcosa di gigante. Se ci prende con la sua coda ci spappola sul muro e fa di noi la farina, fa la farina di Matteo Fire. Poi c'era quel canguro, eccolo qua, che ogni volta, vi giuro, per trovarlo, quando era piccolo era peggio, ora un pochino meglio, ma si mimetizza perfettamente con l'erba ed è sempre pucciosissimo. Anche lui penso sia al massimo della sua grandezza. Vediamo un po'. Sì, diciamo che questa è una femminuccia. Ormai è cresciutella anche lei, insomma. Poi c'è lo stegosauro che è diventato enorme e ormai è un po' che non cresce, quindi penso che questo sia il suo stadio maggiore. E niente, questa è la gabbia degli erbivori. Poi intanto lì vedete cose e cose varie. Lo spinosauro sta bene, il carnotauro è rimasto bloccato nella caverna, quindi è inutile, anche lui era ormai al massimo. Adesso che andiamo a cambiare appunto, ecco qua, il Coelactant Egg, andiamo a metterci l'Ortacanthus, vi porto a vedere le nuove due bellissimi
tantissime gabbie che sono riuscito a fare con abbastanza tanto tempo. Ecco, per due motivi non è uscita la Jurassic Cup settimana scorsa. Primo motivo, aspettavo l'aggiornamento, mi stavo preparando per l'aggiornamento, ma non è uscito, va bene, ok. Seconda cosa, ho fatto tutto ciò, raga, ci ho messo veramente tanto e come vedete i dinosauri sono anche cresciuti. Ho fatto queste due gabbie, una un po' più grande, una un po' più piccola, insomma non ho badato molto alle dimensioni, ecco, per poter mettere i nuovi due dinosauri acquatici per questo video che sto preparando appunto da un po' di tempo. È tutto quanto bello pronto, qui c'è la scaletta che ho fatto, più o meno qui si sale, insomma è tutto collegabile, qua si può scendere, si accede qui dietro, c'è anche l'accesso appunto dall'orticello e cose varie. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto questo ingresso con una barca, perché fare gallerie subacquee con botole subacquee non era l'idea migliore, visto che non sappiamo neanche se ci ammazzano questi pesciozzi se ci andiamo dentro, ecco. Stessa cosa di qua, ho fatto un piccolo attracco per il porticello con la piccola barchetta, noi ci saliamo, andiamo in giro per la nostra bellissima cosa, torniamo qui e bene bene benissimo. Ok, si sta facendo notte, penso che abbia finito anche il nostro secondo dinosauro, il nostro serpentozzo marino, perfetto, l'Orthocanthus, eccolo qui. E adesso andiamo a piazzare il Coelacanth Egg e l'Orthocanthus nelle due varie gabbie. Allora io metterei il Coelacanth Egg, tuffiamoci da qua, lo andiamo a posizionare praticamente qua sottissimamente sotto, pack. Ok, non si vede che l'ho piazzato, ma vi giuro che l'ho piazzato, raga, non si vede. Ah, eccolo qua, si vede veramente niente, è piccolissimo. Oh, sto soffocando. Ok, ah, piove pure, ottimo. Comunque ho messo l'uovo di là. Adesso andiamo a mettere l'Orthocanthus nell'altro bellissimo, bellissimo spazietto. Poi direi che andiamo a dormire perché è notte, in modo che facciamo anche passare la pioggia. E aspettiamo che queste... non so parlare. Che queste due bellissime uova si schiudano. Allora, entriamo qui, lo andiamo a posizionare qui sopra, diciamo una parte abbastanza alta in modo che si veda. Dai, piantati. No, cos'è successo? Raga, va bene, sono un cretino. Lo ammetto, sono un cretino. Ditemelo tutti che sono un cretino. Matteo, sei un cretino. Ho ripreso il DNA come l'avevo messo prima. Non era neanche partita la coltivazione perché non avevo messo i miei bellissimi. Dai, ditemelo che sono scemo. L'avete già scritto nei commenti in 10.000, ma ok, intanto dormiamo. Ok, ho preso il nostro Orthocanthus Egg, che è veramente strano, è una palla rossa, sembra, non lo so, il caviale. Cioè, ok, comunque andiamo a piazzarlo qui dove l'avevo messo prima. Ecco, si vede, ma è un vaso, è un pot, ma è minuscolo, raga. Va bene, non so minimamente come faccia ad uscire un cavolo di serpente marino da quel coso, ma ok, speriamo, ecco. Allora, chiudiamo le porte perché, ecco, non vorrei uscisse. La barca sta viaggiando, anche l'altra barca, gli squid la stanno facendo viaggiare in una maniera incredibile. E scendiamo e andiamo a vedere se si è... Eccolo! Eccolo! È questo qui, è sto pesce maculato, a puntini, a pua. Ancora piccolino, poi se cresce diventa molto molto più figo. Ma dov'è che vuole andare? È attratto dal Carnotauro, cioè vuole mangiarsi il Carnotauro, non penso. Ma anche l'altro, anche quando abbiamo messo l'altro dinosauro era un po' matto e andava contro le pareti. Ma questo veramente è proprio infognato, cioè vuole veramente attraversare quei blocchi. E siccome è buggata la Jurassic Park, probabilmente riuscirà anche a superarli quei blocchi prima o poi. Però ok, dai, carino, abbastanza tinello, ecco, sembra che ha una qualche malattia perché ha puntini, ma... Ok, andiamo a vedere nel frattempo se si è schiuso l'uovo del nostro amico serpentozzo marino. Raga, il nome è veramente troppo difficile, cioè non mi ricorderò mai quasi tutti i nomi. Qua, tutto bene? Non si muove più, sta dormendo. Va benissimo, ok. Andiamo un po' a vedere se si è schiuso, anche se... Raga, già si è schiuso, com'è possibile? Eccolo qua, eccolo qua. Ma non è un serpente marino, ma... Sì, ma no. Da cos'è che è attratto? Non capisco. Perché anche lui... Cioè, perché anche lui va verso le pareti? Ok, non lo so, ma va bene. Qui intanto vedo degli squid morti. Non so se li ha mangiati lui. Oddio, forse sì. Non è che si è mangiato gli squid questo? Oh mio Dio! Si è mangiato gli squid! Ma, ok, va bene, è un cavo di assassino, va benissimo. Comunque raga, per questo video con un serpente marino assassino, che alla fine non è tanto serpente marino, è un pesce un po' più lungo, ma anche se in teoria dovrebbe essere un serpente marino in realtà, ma ok. E quest'altro tonno a pua, no, sono cascato una gabbia di questo. No raga, non usciremo più, non usciremo mai più.
Come faccio a uscire? Sono un cretino. Sono un cretino, devo riuscire a uscire. Vabbè, tanto che questo lambù non ci passerà mai. Capirai come va a passarci dentro sto buco. Questo possiamo anche lasciarlo per tutta la vita così. Comunque, per questo video da Jurassic Craft è tutto. Arriveranno molto presto i video degli aggiornamenti e i video sull'altro mondo, perché è successa una cosa abbastanza particolare nell'altro mondo che devo farvi vedere. Diciamo che qualcuno è cresciuto un po' troppo, ecco. Forse vi ho spoilerato anche abbastanza. Comunque, per questo video è tutto, mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace. Continuate a seguire questi video, questa serie, anche le altre serie, gli altri video, quindi supportatemi con un bellissimo mi piace, un commento qui sotto. Iscrivetevi se ancora non foste iscritti per non perdervi i prossimi video. Passate da Instagram che è veramente molto molto bello e interessante. Da Matteo Ferretutto, io vi saluto, linea allo studio.